Questa mattina ho presentato anche alla Presidenza del Consiglio Comunale le mie dimissioni del gruppo Lega Salvini Premier e quindi entrerò a far parte di questo ministro. Una decisione sofferta e difficile, ma nell'aria ormai da tempo. Egiziano Andreani, ex vice capogruppo della Lega, passa al gruppo misto e non rinnova la tessera del Carroccio. È un vaso che si è riempito piano piano in questi diciamo, ultimi 2 anni. E poi è sempre l'ultima goccia che fa traboccare il vaso. Innanzitutto quello che il gruppo, il partito non è riuscito a portare avanti secondo me certe cose tipo riunioni di maggioranza, una presenza costante e politica. I mal di pancia interni alla Lega Aretina erano presenti ormai da tempo. Lo scorso dicembre Egiziano Andreani aveva infatti lasciato il ruolo di vice capogruppo. Tra i punti di rottura, uno su tutti, la vicenda della Fraternita dei Laici. È stato lì l'inizio vero e proprio di tutto, perché chiaramente quando c'è un accordo politico e viene preso con il gruppo consigliare, il primo passaggio secondo me dovrebbe essere il gruppo consigliare naturalmente nuovo che c'era e quindi affrontarlo lì, anche perché il sottoscritto, come sapete, fu uno degli animatori per togliere quella che è la gestione dei cosiddetti tra virgolette migranti alla Fraternità dei Laici e quindi modificare tutto, e quindi mi sarei aspettato un comportamento diverso, diciamo più rispettoso. A deludere Andreani poi anche le recenti assenze del primo cittadino. Le ultime occasioni in cui si è presentato il nuovo, diciamo, il rifacimento di quella che è i giardini dei Porcinai, e sì anche in Consiglio Comunale, dove chiaramente è stato presentato la riqualificazione anche dell'area della ex Cadorna, quindi l'area di Piazza Fanfani eccetera. Certamente non vedere in quell'occasione, ma non per me, ma anche per i cittadini di Arezzo, il loro primo cittadino, si poteva anticipare o posticipare determinate cose in modo che da dare insomma, un'immagine di rispetto per tutti i nostri concittadini. L'uscita dalla Lega di Andreani dà così vita al gruppo misto in Consiglio Comunale. Non sono uno spingibottone e quindi di conseguenza valuterò gli atti che serviranno a questa città. La mia libertà di movimento sarà legata a quello che naturalmente anche questa amministrazione vorrà fare, le decisioni che l'assessore di riferimento e il sindaco vorranno prendere.